In occasione delle giornate del patrimonio non ci sarà l'apertura straordinaria serale dei musei. È una delle forme di protesta decise dai sindacati contro il mancato arrivo del nuovo direttore regionale dei beni culturali, Maria Rosaria Lamorgia. Il Museo archeologico di Chieti e gli altri musei il 20 settembre resteranno chiusi nell'orario prolungato, cioè dalle 20 alle 24, in occasione delle giornate europee del patrimonio. La protesta si aggiunge ai ripetuti messaggi inviati al ministro Franceschini. Giuseppe La Spada, segretario della UIL Beni Culturali, dice che ormai la misura è colma. Da 5 mesi l'Abruzzo non ha più un direttore regionale dopo la decisione di rimuovere Fabrizio Magani, indagato nell'inchiesta sulla corruzione di funzionari e imprese all'Aquila. Al suo posto è stato nominato l'architetto Francesco Scoppola, che però non ancora arriva. Pare per motivi burocratici. Resta il fatto, sostengono i sindacati, che il ritardo è insostenibile. Ai problemi dei dipendenti, circa 500 in Abruzzo che devono percepire arretrati di mesi per il lavoro straordinario effettuato, si aggiungono quelli gravissimi che sta vivendo la ricostruzione all'Aquila. Fanno notare il vecchio Sfarra della CISL e Carmine Ranieri della CGIL. È ovvio che le ditte più piccole hanno ancora più bisogno di liquidi, almeno questo è un primo esame, perché non possono troppo a lungo stare senza essere pagate, questo è ovvio, ma anche le ditte grandi hanno lo stesso problema di liquidità. Molti provvedimenti amministrativi possono essere firmati soltanto dal direttore e senza la sua firma si bloccano i lavori e le aziende non hanno il pagamento di quanto loro dovuto per i lavori appunto già svolti, già effettuati. Oltretutto in una città con un patrimonio artistico come quello dell'Aquila, in una fase così delicata, quella appunto della ricostruzione, la mancanza del direttore crea degli enormi problemi. Ritardi e rinvii sono ormai inaccettabili, dicono i sindacati, che chiedono al ministro Franceschini di intervenire per sbloccare la nomina. A noi interessa che ci sia la sicurezza e la garanzia di una dirigenza che possa continuare appunto a garantire la fruizione dei musei e l'attività normale delle soprintendenze.